presidente, non che presidente! Per me è un santo, è un santo! Ha dato ossigeno! Ha dato ossigeno! Si è vista la differenza, che le persone che hanno bisogno sono andate avanti. Una boccata d'ossigeno? Sì, sì, per tutti quanti, per tutte le brave persone che non hanno lavoro, purtroppo. È positivo il reddito di cittadinanza, è una misura che ha dato dignità alle persone, ai poveri che non avevano da mettere il piatto a tavola. Perché in questa città ci sono tanti di quei poveri e di persone che vengono sfruttate col lavoro nero che lei non se lo immagina nemmeno. A Napoli specialmente, in Campania il lavorare significa sentirsi denigrati, perché il lavoro non viene rispettato, i lavoratori vengono sfruttati e l'idea di essere disoccupato magari è molto più confortante del fatto di dover essere sfruttati per gli stessi soldi. Il lavoro gliel'avete mai dato voi? Questi grandi politici tolgono il reddito di cittadinanza, fanno promesse elettorali, aiuteremo i poveri, ma mai nessuno li aiuta i poveri. Questa è l'unica misura che può aiutare la povera gente. Chi propone l'abrogazione di questa misura credo che faccia una politica irragionevole, contraria agli interessi del paese, non dei singoli cittadini beneficiari. Sono atteggiamenti vigliacchi. È il nostro orgoglio! Grazie Napoli per questo calore, per questa accoglienza, grazie. Sentito, la Meloni ha parlato di metadone, sì, di Stato. E la Meloni è una di queste, perché sono persone che non sanno che cos'è fare salti mortali per arrivare alla fine del mese, come parecchie persone non sanno che cosa significa non avere i soldi per comprare gli occhiali a un figlio o per portarlo dal dentista. Il movimento ha dato dignità a queste persone e il reddito di cittadinanza deve rimanere. Bisogna modificarlo, però deve rimanere. Tanti altri governi hanno promesso ma non hanno mai dato niente. Almeno qua stiamo vedendo qualche cosa. Perché non tolgono prima i privilegi? Perché non tolgono prima tutti i privilegi della politica al posto di togliere il reddito di cittadinanza? Eh? Non hanno proprio idea di cosa significa avere 500 euro al mese, oppure non farcela a fine mese, non hanno proprio idea. Senza cinture di protezione sociale non si va da nessuna parte. Quando c'è povertà assoluta, i politici, gli esponenti politici devono chinare la testa. Bravo. E rispettare la povertà assoluta.